Dopo anni di discussioni, votazioni e modifiche dei faldoni, la città di Agrigento ha il suo piano regolatore generale. Per l'occasione, domani, a partire dalle 9.30, nell'aula Gaspare Sollano, si terrà un consiglio comunale straordinario per presentare alla cittadinanza lo strumento urbanistico. Si tratta di un piano che ha voluto rispondere alla vocazione naturale degli agrigentini, che era quella di volere espandere il proprio territorio a sud, cioè in direzione proprio del mare. Con grande abilità, capacità, ecco, i consigli comunali che si sono succeduti nel tempo, nel corso di tre mandati, perché parliamo di un piano le cui direttive cominciano a essere date nel 1996, quindi a distanza di 13 anni si porta a termine un lavoro che ha visto coinvolti tre consigli comunali, tre amministrazioni comunali, quindi un'intera città che ha contribuito, ha partecipato a questo strumento urbanistico. Vi siamo tutti i cittadini, che domani ci sarà un consiglio comunale straordinario aperto, interessantissimo, che riguarda appunto la presentazione alla città del nuovo PRG, quindi poniamo fine ai discorsi di sviluppo di Agrigento dal punto di vista edilizio e urbanistico, perché a questo punto bisogna mettere mano alla tasca e bisogna investire affinché Agrigento abbia quel rilancio economico tutto attraverso il PRG. Al consiglio parteciperanno anche l'ingegnere Giacobazzi, responsabile del gruppo di progettazione del piano, e l'assessore regionale al territorio ed ambiente Mario Milone. Seguirà, questo è l'altro dato importante, seguirà.